Ciao, benvenuti a una nuova puntata delle Fantasmagoric News. Ho tenuto la puntata di Halloween, quindi come avete visto non ci siamo fermati. E con me c'è Max di Fantasmagus Monza Ciao a tutti, ciao. e Andrea di Fantasmagus Certosa. Ciao, da, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Bene, allora, incominciamo subito. Anche questa settimana ci sono un sacco di novità. Allora, se siete d'accordo, incomincio io con le novità di Studio Supernova, ok? Comincio Vai, 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 grazie, grazie, vai. vado. Allora, partiamo con Exceed Fighting System, edizione Street Fighter. Allora, questo è un gioco di carte per due giocatori. Utilizza un sistema, che è questo Exceed Fighting System, che è praticamente con lo stesso sistema. Potrete utilizzare anche diversi personaggi presi da altre ambientazioni. Studio Supernova, però, cosa ha fatto? Ha scelto quello di Street Fighter. È principalmente un gioco di carte. All'interno troverete quattro personaggi: Sagat, Ryu, Akuma e Zangief. Sono questi, quindi troverete quattro mazzetti. In cosa consiste sostanzialmente? Questo gioco non fa altro che riprodurre il combattimento bidimensionale e classico del videogioco di Street Fighter. E come lo fa? All'interno avete appunto quattro mazzetti composti da 30 carte di mosse, diciamo tradizionali, quelle standard, e 30 mosse speciali. In questo gioco come funziona? Allora, dovrete sostanzialmente cercare di portare a 0 punti vita il vostro avversario, ognuno di noi a 30 punti vita. Cosa succede? Qui abbiamo praticamente la nostra arena che è composta da 9 spazi. I due combattenti metteranno quindi il combattente, non so, ci sarà quello che avrà Ryu e quello che non so, magari Akuma, a determinate distanze. Mi sembra la posizione 2, la posizione 7 di 9. A questo punto incomincia il vero e proprio incontro. I giocatori, dal proprio mazzo ovviamente mischiato, pescano 5 carte. A quel punto girano, scelgono la carta e la mettono sul tavolo. Contemporaneamente i giocatori gireranno questa carta e lì accadranno determinate cose. Quindi potrò muovere il mio personaggio, cercando di mandarlo in attacco. L'altro avversario, ovviamente, anche lui a seconda, poi non vi sto a spiegare tutte le varie caratteristiche, a seconda dell'iniziativa ci sarà qualcuno che colpisce prima e quindi infligge dei danni rispetto a un altro. Ok, cosa succede? Quando riusciamo a dare un po' di colpi, queste carte finiscono in una zona che si chiama gauge. Ok, questo gauge cosa ci permette di fare? E qui arriviamo appunto all'Exceed Fighting System. Ci permette sostanzialmente di far crescere di livello il nostro personaggio in modo tale che, quindi spendendo queste carte che sono nella zona gauge, lui diventa più forte e ci permette di fare delle combo come appunto le vediamo nel videogioco. Il gioco prosegue in questo modo: nel caso un giocatore dovesse rimischiare il mazzo per due volte, la terza volta non può farlo e a quel punto ha perso, oppure fino a quando i giocatori non vengono appunto uno dei guerrieri non viene sostanzialmente portato a zero. Come avete visto, appunto, è un gioco di carte in cui, appunto, utilizzando tutte le varie abilità, se non vi so spiegare velocità piuttosto che altro, voi continuerete a muovere il vostro personaggio avanti e indietro in una fase quindi di attacco, difesa e colpi continui, continuando a cercare di infliggere più danni possibile al vostro avversario. Ovviamente qua all'interno avete questi quattro mazzetti, non dovrete comporre nulla, non è come collezionabile alla Magic, piuttosto che altro, quello che trovate giocherete, quindi se potrete giocare una volta con Ryu, una volta con Zangief, usciranno altri set con altri personaggi, quindi dovrete cercare di imparare a vincere con personaggi differenti contro i vostri avversari. Poi sempre di Studio Supernova, rimaniamo sempre nell'ambiente Giappone, abbiamo Gacha, cerca. Questo gioco, un gioco di carte, 7 anni in su da 2 a 6 giocatori, di una durata di circa 20 minuti. Cosa cerca di fare sostanzialmente? In questo gioco dovremo cercare di estrarre i gashapon dalle macchinette. Allora, per chi non conoscesse, ci sono queste macchinette, che vabbè, anche in Italia poi ci sono, in cui ci sono queste sorprese che appunto sono i famosi gashapon. Come funziona? Anche questo è un gioco di carte. Allora, abbiamo sostanzialmente dei mazzetti con i vari premi, diciamo, che sono coperti, vengono utilizzando delle carte che abbiamo in mano, che sono queste, a seconda dei simboli potremo prendere queste carte. Queste carte ci restituiscono dei gashapon e dei bigliettini ci restituiscono. Quando avremo due bigliettini, due pezzi di bigliettino, come si dice, che potremo unire, ok, potremo prendere poi un segnalino bonus che sono piazzati sopra. Questi segnalini bonus ci permetteranno di fare altre cose in breve.
Oppure, se addirittura riusciamo a fare dello stesso colore, potremo addirittura prendere una carta gacha in più e un segnalino. Il gioco prosegue in questo modo, ci sono delle condizioni per cui comunque il gioco poi si ferma. A quel punto tutte le carte gacha sotto hanno un valore, non faremo altro che andare a sommare i valori delle carte, che sono sostanzialmente le carte premio, e quindi chi ne ha di più ha vinto. E questo è gacha, gioco anche lui molto rapido. Poi passiamo invece al gioco di carte, no grazie neanche se me lo regali. Allora, in questo gioco di carte come funziona? Allora, dovremo cercare sostanzialmente di fare il punteggio minore. Allora, dentro nel mazzetto ci sono, come vedete, queste carte con questi numeri che vengono di volta in volta girate. Quindi noi praticamente abbiamo il mazzetto coperto, giriamo la carta. A quel punto noi abbiamo dei gettoni in mano. Questi gettoni, che adesso non mi ricordo il numero con cui cominciamo, possono essere spesi per non prendere la carta. Ok? Quindi io sostanzialmente non voglio quella carta, gioco i gettoni. Se li finisco, purtroppo sarò obbligato a prendere quella carta con tutti i gettoni sopra. Ok? Cosa succede? Io piano piano metterò tutte queste carte una vicino all'altra con vari punteggi. Ma come si calcolano i punteggi? Allora, il punteggio finale, quando finiranno le carte, si calcoleranno in questa maniera, cioè praticamente noi andremo a prendere i vari valori e ok, diventano punti negativi, ma soprattutto cosa succede se io ho una sequenza tipo scala, ok? Quindi non so, ho 13, 14, 15 perché li ho presi, il valore che io andrò a prendere è 13, la carta 14 e 15 vengono escluse. Quindi quando andiamo a prendere le carte dovremo cercare anche di prenderle un po' in scala. Quindi non so, ho 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, magari sono stato fortunato, mi fa soltanto 8, quindi non andrò a sommare tutti i vari punti. Quindi, anche se prendo delle carte, tutto sommato c'è il modo, a volte mi converrà prenderle proprio perché magari costruisco queste scale. E in più, tutti i gettoni che ho sono punti positivi, che quindi andranno a sottrarsi ai punti negativi. Gioco semplice, dai 3 ai 7 giocatori, dagli 8 anni in su, della durata di circa 20 minuti. Bene, queste sono le novità di Studio Supernova per questa settimana, quindi passo la palla a te, Andrea, per continuare con le novità che ci hai preparato. Allora, grazie mille. Dai, intanto volevo anche presentarvi i miei due ospiti, che sono Deborah e Fulzio. Sono due dei miei giocatori, praticamente, che Un po' essendo super... matrini, eh? Eh sì, un attimo, Un no, ma po', li è vedo un po' colpa un po' mia. giù. No, è colpa mia perché Sono sono... consunti, si sono. Purtroppo, ragazzi, vi dico, è colpa mia perché loro sono due ragazzi molto appassionati di German Game, quelli lunghissimi, o anche War Games, no, capito? Loro vengono a giocare nelle due serate di Fantamagus Certosa, che sono martedì e venerdì. Solo che a mezzanotte più o meno noi finiamo la serata, loro volevano andare avanti, oh, alla fine io li ho chiusi dentro, e questo più o meno è il risultato. Sono andati avanti a giocare ai German più tremendi fino a Non che è non si andato a sono giocare ad ridotti così. Andrea, non è andato più a giocare ad Andrea. È Lascia il che perde. risultato, Corri, è il risultato di chi soffre di paralisi analisi Sì, di con i quelli che... giocatori Oddio, no, German. non so che azione fare. Aspetta, tre quarti d'ora dopo è il turno dell'altro giocatore. Halloween Addiction, ragazzi. Adesso metto via Deborah e Fulzio, scusate. Allora, comunque, visto che è proprio l'Halloween Addiction, io parto anche con delle novità di giochi uniti che sono piuttosto spooky. Allora, una è spooky, un po' più per bimbi, che è questa qua, Fantascatti, Occhio al Tranello. Allora, il gioco è molto semplice. In realtà il gioco viene dato da 7 anni in su, della durata di circa 15 minuti, come più o meno tutti i fantascatti, e i giocatori sono da 2 a 6. Questo è uno degli spin-off, diciamo, del molto molto famoso Fantascatti, e noi siamo i protagonisti che dovranno aiutare Tommy a cercare di fare una foto. Tommy è questo ragazzino qua. Deve fare una foto a Peppone, che è il fantasma timidone, che è costui. Allora, praticamente il gioco è veramente molto semplice. C'è un mazzo di carte rotonde, un po' come quelle, diciamo, di Dobble, dove ogni turno noi ne gireremo la prima, la metteremo da parte, e sopra queste carte ci saranno degli enigmi. Sono dei tranelli, praticamente, che ha escogitato Peppone per evitare di farsi fotografare. Questi enigmi sono di logica, di matematica, molto semplici, però comunque sono da starci attenti, e la soluzione diciamo che è collegata al colore della carta che rimane in cima. Il giocatore che sarà il primo a risolvere l'enigma in maniera giusta, in maniera corretta,
E deve essere anche il primo a prendere uno dei due elementi che sono poi in realtà Peppone oppure il nostro Tommy. Il primo che prenderà diciamo, l'elemento giusto e riuscirà anche a dare la risposta all'enigma vincerà praticamente la carta. Il gioco poi funziona come, un po' come tutti i fantascatti, quando alla fine del gioco conteremo le carte e conteremo i nostri punti. Beh, allora, Halloween è stasera, quindi voi potete tranquillamente passare in negozio, cercare di prendere al volo fantascatti l'occhio al tranello e poi giocarci nella sera di Halloween insieme ai bimbi. Comunque, la novità spooky di Giochi Uniti per i più piccoli, fantascatti, occhio al tranello. Poi, un'altra novità spooky sempre da Giochi Uniti è invece questo Carcassonne, Nebbie su Carcassonne. Allora, che cos'è Nebbie su Carcassonne? Nebbie su Carcassonne è uno spin-off di Carcassonne e stavolta è collaborativo. Siamo abituati a Carcassonne a mazzuolarci con i punti, invece stavolta dovremo collaborare. Infatti il gioco è dato da 1 a 5 giocatori, sempre dell'età 8 in su, come in quasi tutti gli spin-off di Carcassonne, è dato dai 35 minuti come partita. Allora, l'elemento, diciamo, spooky, halloweenesco, è l'elemento anche che ci rende il gioco cooperativo è il fatto che noi avremo queste tessere con la nebbia. Le tessere con la nebbia porteranno con sé dei fantasmi ed è questo l'elemento di pressione del gioco. Noi ogni volta che saremo costretti a posizionare una tessera a nebbia dovremo spawnare, diciamo così, dovremo far comparire dei fantasmi, e se per caso in qualsiasi momento della partita la riserva dei fantasmi della confezione dovesse esaurirsi avremmo perso la partita. Abbiamo anche dei goal, dei piccoli traguardi da raggiungere con il punteggio nelle varie fasi della partita, altrimenti perderemmo la partita anche in questo caso, ma naturalmente collaborando, cercando di mettere le tessere come in Carcassonne classico, totalizzando il numero di punti richiesto, non dovremmo avere problemi. Il vero elemento, quello veramente pressante, sono i fantasmi. Come si tolgono dal board? Facilissimo, basta chiudere l'elemento nebbia nel gioco. Quindi se per caso noi abbiamo una tessera nebbia come quelle che sono proprio simili a quelle delle città o quelle delle strade, noi possiamo chiudere la tessera e elimineremo i fantasmi al suo interno, quindi li rimettiamo nella confezione e ci danno naturalmente più tempo per poter raggiungere i nostri traguardi di punteggio. Bellissimo spin-off, può essere anche utilizzato come come espansione, diciamo, per il gioco base Carcassonne. Secondo me è un'ottima novità, spooky e divertente allo stesso tempo. Poi l'ultima novità di Giochi Uniti invece è un gioco decisamente più complesso di quelli che vi ho fatto vedere finora, ed è DEFCON, eccolo qua. DEFCON è un gioco da 2-4 giocatori, è dato dai 10 anni in su, ma secondo me dentro ci sono delle meccaniche decisamente più complesse, quindi non lo so, e le partite durano dai 60 ai 90 minuti. Allora, si tratta di un gioco che mi ha fatto tantissimo pensare, mi ha ricordato tantissimo 13 giorni. Sai che non mi ricordo mai se sono 13 o 12, correggetemi se sbaglio. È giusto, 13. È giusto. Perfetto. È giusto. Allora, mi ha ricordato moltissimo il gioco, naturalmente 13 giorni è un gioco da 2, ok? Mentre questo è un gioco da 4, ma il concetto è molto simile. Noi dovremmo impersonificare una delle 4 fazioni, delle 4 macropotenze che si contendono, diciamo, il dominio del mondo, e dovremo fare la nostra corsa agli armamenti cercando di sviluppare più tecnologie possibili, ma senza mai andare contro l'opinione pubblica. Infatti abbiamo delle track sul tabellone che rappresentano le varie la nostra potenza militare, ma anche il nostro consenso, l'opinione proprio pubblica, cioè quanto la stampa, i mass media ci supportano nella nostra corsa agli armamenti. E il gioco è ovviamente tipico gestione risorse, gestionale, German, con anche un pochino di Conquest, perché dovremo poi posizionare le nostre bellissime miniature, tra l'altro, sul tabellone e controllare i vari punti interessanti della nostra fazione, e stando sempre molto attenti a non esagerare, altrimenti l'opinione pubblica potrebbe darci contro e farci tornare indietro sulle track. Gioco gestionale con pianificazione azione di carte, bello tosto secondo me, quindi un'altra bellissima novità da Giochi Uniti.
Poi passiamo invece a MS Edizioni che ci porta in un, completamente in un altro, in un'altra ambientazione con il nostro Polinesia. Eccolo qua. Polinesia è un gioco dai 2 ai 4 giocatori, dato dai 14 anni in su, e della durata di circa 75 minuti. In Polinesia noi dovremmo far scappare i nostri meeple dall'isola vulcanica dove il vulcano sta effettivamente eruttando, andando ad esplorare tutto l'arcipelago che ci troviamo davanti. Queste piccole isolette nasconderanno risorse, token che dovremo collezionare per fare più punti vittoria alla fine della partita, e ci sono delle rotte naturalmente che li collegano, in modo che le nostre barchette, all'interno del gioco troverete i meeple, quelli classici per rappresentare le nostre persone, ma anche dei meeple barca che ci serviranno per collegare le varie isole all'isola centrale o tra di loro naturalmente. Il gioco poi è un piazzamento lavoratori, ma con una pianificazione azioni molto importante, poiché durante il turno le azioni saranno progressivamente meno forti fino a che il turno si resetterà e si ricomincerà con le azioni di valore più alto. Questo ci fa in modo che la pianificazione sia estremamente importante, e poi noi non sapremo mai quanto effettivamente dura la partita, cioè quanto il numero di turni dura la partita, perché dovremmo estrarre alla fine di un certo, dopo la nostra fase di azioni, dovremmo estrarre dal sacchetto dei cubetti, da un sacchetto nero naturalmente che non ci fa vedere cosa c'è all'interno, dovremmo estrarre questi cubetti, e se estraiamo quello rosso va avanti la track, cioè con il vulcano erutta sempre di più fino ad un certo punto, decretando la fine della partita e dell'isola naturalmente. Quindi il nostro scopo è di mandare in salvo più gente possibile, collezionando nel farlo più punti vittoria possibile, esplorando le isole della Polinesia. Altra bellissima novità di questa settimana. Io per le novità di Halloween ho terminato, passo la parola a Max per le ultime novità, e riprendo Deborah e Fulzio che volevano essere inquadrati, quindi ecco, a loro piacerà tantissimo sia Defcon che Polinesia presumibilmente. Okay. Io invece c'ho solo il mio amico Testa, questo qua. Ma avete detto qualcosa? Io non ho niente, non me l'avete detto. Dai, senti, facciamo così, allora si metteranno d'accordo Testa. E ti posso portare uno tra Deborah e Fulzio, quale preferisci? No, ne sono le due, ne volevo una cosa mia, volevo. Vabbè, scusami, vogliono venire anche a vedere il negozio, possono? No, no, volevo una cosa mia, non me l'avete detto, mi avete preso così la sprovvista. Okay. Venite, vabbè, per la puntata di Natale. Ecco, bravo. Allora, come grande ospite Babbo Natale. Quindi la barba, una cosa... No, non ve lo dico, non vi dico niente, così ce l'avrò solo io e voi no, in puntata. Allora, ma Testa, grazie. Scusami, ma Max, è quello che contiene le caramelle? Sì, allora, i primi anni in cui era aperto il negozio, questo mettevo dentro le caramelle. Adesso però, no, perché? Lui praticamente è andato in pensione perché me l'hanno un po' tipo martoriato i ragazzini. Quindi ho un altro cestino per le caramelle qua in negozio, per i bambini, e questo invece l'ho pensionato, quindi lo metto in un posto dove di solito non me lo buttano per terra ogni 3x4. Vai al pozzo a prendere l'acqua con quello. Fa parte praticamente dello staff del negozio, capito? Quindi oramai oramai è pensionato, non fa più il lavoro con i bambini, quel lavoro lo fa invece un contenitore di feltro perché è più morbido, e quindi con una tagliola sul fondo. Ma siete mai riusciti dalla zucca a fare quel lavoro lì? Perché tu, vabbè, ce l'hai lì in plastica. No, mai. Ma non ci ho neanche mai provato, sinceramente. Ho iniziato a regalare caramelle ad Halloween dal primo anno che ho aperto il negozio, perché ho detto, sai, magari vengono dei bambini in negozio, gli regalo le caramelle. Certo. Non avevo calcolato che l'età media del cliente del negozio, in realtà, diciamo che è un pochino più alta di quella delle caramelle dei bambini. E nonostante questo, devo dire la verità, comunque il cestino viene puntualmente svuotato ogni 2-3 giorni. Ma è anche logico, mangiano di più. No, ma in effetti ho letto oggi, c'è una notizia sul Corriere di Monza, l'ospedale di Monza è pieno di diabetici in questi giorni. Lo so. Va bene, allora mettiamo qua Testa e parliamo degli ultimi giochi da presentare in questa settimana. Allora, io vi parlo di qualche prodotto che arriva da Asmodee, che avevamo un po' lasciato indietro settimana scorsa. Quindi concludo in realtà la presentazione di settimana scorsa. Allora, il prodotto un po' più importante di cui non vi avevo parlato settimana scorsa sicuramente è questo Splendor Duel.
Allora, Splendor è un gioco veramente famosissimo, uscito oramai nel 2014-2015, una roba del genere, un bel po' che lo vendiamo. Un bel po' di anni fa. Questo Splendor 2 in realtà non è come magari qualcuno di voi potrà pensare, ah, finalmente la versione per due giocatori di Splendor, l'adattamento due giocatori di Splendor, anche perché Splendor in realtà è giocabile anche in due giocatori, cioè era cos'era un 2-4, 2-5 Sì. giocatori, quindi non c'era problemi. No, questo è uno spin-off sostanzialmente, cioè ha una meccanica diversa in realtà da quella di Splendor, è ambientato nello stesso mondo. Però ecco, le meccaniche sono un po' diverse. Allora, quindi è un due giocatori, come avete capito, 30 minuti dai 10 anni in su. Adesso ve lo avvicino un po', cerco di farvi capire come funziona. Allora, come vedete qua dietro abbiamo due elementi. Praticamente viene creata una specie di piramide di carte che ci ricorderà qualche altro gioco 2. Che sono fatte con carte praticamente di tre livelli, no? Primo livello a formare la base della piramide, mazzetto del secondo livello formerà la seconda fila, carte di terzo livello a formare la prima fila a piramide. Ok. Ogni carta praticamente rappresenta, cioè praticamente ci sono dei simboli che sono le gemme e in generale i tesori che dovremo spendere per poter acquistare. E poi in alto ci indicheranno delle azioni speciali o dei punti vittoria che ci forniranno una volta acquisite. Come facciamo ad acquisire queste carte? Ok, le potremo comprare sostanzialmente spendendo appunto poi le risorse indicate, le gemme indicate. E le gemme le acquisiamo invece nella plancia che c'è sotto. C'è praticamente una specie di plancetta quadrettata su cui disporremo dei gettoni, ok? Dei gettoni che rappresentano varie gemme, pietre preziose, perle o pepite d'oro. Questi gettoni vengono estratti casualmente da un sacchetto e riempiono questa plancia. I giocatori praticamente interpretano sostanzialmente un gioielliere che deve cercare di realizzare l'opera migliore da proporre al re. E si vince raggiungendo dei goal che vengono indicati da una tile qua sopra. Normalmente è tipo o prendendo 10 corone o 20 punti vittoria oppure 10 punti vittoria ma fatti con carte dello stesso colore, una cosa del genere. Durante il nostro turno abbiamo come azioni quella di poter prendere praticamente tre gettoni nella griglia a patto che siano diciamo contigui in orizzontale, in verticale o in diagonale, ok? In questi tre gettoni possono essere di qualsiasi combinazione, ma non contenere una pepita d'oro, che l'oro, praticamente la pepita d'oro, indica poi un po' un jolly nella partita, cioè un jolly che possiamo spendere al posto di qualsiasi altra combinazione. L'altra azione è quella di prendere una sola pepita d'oro e invece poi poter collezionare una di queste carte. Con le varie pepite d'oro, gettoni, eccetera, giochiamo le carte e le carte ci daranno i punti vittoria. Cioè, gioco molto molto semplice, però molto carino per due giocatori, veloce. Se vi è piaciuto il mondo di Splendor, sicuramente è da provare. Poi, altri due prodotti, sempre da casa Asmodee, che arrivano, sono due nuovi capitoli della collezione, oramai direi, dell'amato party game Cortex. Qui abbiamo un Super Cortex Challenge e un Cortex Harry Potter Challenge. Ok. Allora, i Cortex, per chi non li conosce, sono dei party game in cui praticamente i giocatori si sfidano in una serie di prove differenti. Ce ne sono di tutti i tipi, da quella tattile, perché le carte sono molto belle, hanno anche degli effetti tattili, per cui tipo senza guardare, strofinando il polpastrello sulla carta, dobbiamo riconoscere che carta è. Ci sono giochini di logica, prontezza di riflessi, velocità, eccetera, manualità, e quindi girando una carta alla volta parte questa sfida tra tutti i giocatori. Il primo che risolve la sfida guadagna la carta, ok? E si vince raccogliendo, mi sembra, due carte per ogni tipologia di sfida. Niente, se vi piace il mondo Cortex, eccetera, avete due nuove scatole con due nuove sfide. Se non l'avete mai provato, beh, provate, è uno dei party game più famosi praticamente esistenti, quindi Poi sicuramente da provare. una cosa che mi ero dimenticato io, Sì. di Splendor Duel, se i primi che arrivano hanno delle carte promo.
Ah, sì, che sono quelle che sono, guardate, appiccicate qua alla scatola, perché sennò poi io mi dimentico sempre di darle, quindi sono qua Quindi già inglobate approfittatene, nella scatola. approfittatene, Sì, perché sono sì, solo sì. per le prime, poi non sappiamo Solo per se i primi che torneranno. vengono a prendere il negozio fino all'esaurimento. Ok. Concludo con due prodotti che arrivano dagli amici di Serpentarium Game, cioè come gli editori, gli autori di Sineque, tra le altre cose, che ci presentano due prodotti. Allora, il primo è questo manuale, vedete, con una bella copertina rigida, in bianco e nero, che si chiama Dungeon Crawler. Ok, Dungeon Crawler. Che cos'è? Allora, È è un un gestionale. prodotto che... Scusami? È un È un gestionale. gestionale, sicuramente è un German. Un Certo, German. è un German game, un piazzamento lavoratori in formato libro e direi che questo è tutto per questo Hai fatto gioco. No, la allora, domanda vabbè, retorica. è un po', diciamo, un tentativo di creare una via di mezzo tra un libro game, un gioco d'avventura di quelli per PC, per così dire, come loro dicono si sono ispirati ad Eyes of the Beholder, insomma, giochi di questo tipo, e quindi libro game, gioco per PC e qualche cosa del gioco di ruolo, quello vecchio stile old game. Ok, un'operazione che abbiamo visto tentare anche da altri prodotti, un po' come famosissimo e amatissimo dai nostri clienti, For Erased Darkness, di cui abbiamo parlato poche settimane fa. Ecco, questo cerca di farlo in un modo similare per certi versi, con alcune differenze. Introducendo forse qualcosa di più legato un po' ai bivi narrativi del libro game, è comunque un tentativo interessante, molto carino. I prodotti Serpentarium sono sempre molto curati anche come grafica e materiali, infatti tutte le pagine sono patinatissime, copertina rigida, eccetera. Se cercate un'esperienza fantasy in solitario, o che potete anche condividere con gli altri giocatori, comunque fino a 4 giocatori, direi. Potete, ecco, fare un pensierino a Dungeon Crawler. Ok, l'ultimo prodotto invece che arriva sempre dal Serpentarium è il capitolo 3 della loro serie di libri game, libro gioco legati all'ambientazione Ultima Torcia, ok, che è un altro dei loro giochi di ruolo. Questo si intitola Il Marchio dell'Abisso, sempre di Fabio Passamonti, che è uno degli autori anche del gioco di ruolo, appunto, dell'ultima torcia. Ok, quindi con questo è tutto. Abbiamo concluso per questa settimana. Vi facciamo gli auguri di buone feste. Domani, ecco, no, a proposito, magari diciamo domani, martedì, quindi per chi lo guarda la puntata appena esce, quindi lunedì 31. Oggi siamo io e Davide siamo aperti, Andrea come al solito lunedì è chiuso, ma mentre domani io e Davide faremo Riposo chiusura per il 1° di novembre e invece troverete aperto Andrea, fino ok? alla sera, Quindi una serata spooky in compagnia di Debore Fulzio. Ma cosa vuol dire spooky? Scusami, esatto. Andrea, cosa vuol dire spooky? Andate a Spaventoso, salutare spaventoso. salutare i due amici di Andrea e mi raccomando, però siate rapidi se volete giocare a qualcosa nelle decisioni, perché altrimenti farete quella La loro fine. fine, ecco. Ok, esatto. Quindi è un po' un ammonimento, diciamo, questa cosa del... Ok, va bene, va benissimo. Direi che è ottimo, anzi. Noi ci ritroviamo comunque settimana prossima, in cui recupereremo, secondo me, una serie di cose incredibili, soprattutto nel mondo del gioco di ruolo. Secondo me dobbiamo ancora parlare di tantissime cose. Sì. Ma in realtà, ovviamente, non solo nel mondo del gioco di ruolo, e quindi mi raccomando, non perdetevi anche la puntata di settimana prossima e vi aspettiamo in negozio questa settimana, ovviamente, per vedere un po' tutte le novità e vedere insieme a noi, ok? Un saluto a tutti, ciao! Ciao Ciao, alla ciao, ciao a prossima. Un tutti. saluto anche cringe da Debore Fulzio.